Dunque, torniamo insieme per parlare del rapporto BES, benessere, formazione, occupazione, giovani, prime vittime del Covid. L'Istat certifica il peggioramento nei livelli di salute e istruzione, mentre resta il primato italiano di NEET, poi vedremo anche attraverso questo acronimo a chi ci riferiamo, sono il 19% degli under 29, ma noi abbiamo in collegamento questa mattina Miria Savioli, che è ricercatrice dell'Istat, che ha curato alcuni appunto aspetti molto molto importanti che emergono da questo rapporto BES. Allora il mio saluto va a lei, buongiorno. Buongiorno, buongiorno e soprattutto grazie dell'invito, perché per me oggi è un grande piacere essere qui con voi. È il piacere nostro, perché si tratta di una realtà, quella dei giovani, che andiamo a focalizzare in particolare, ma ovviamente poi scopriremo che gli indicatori proposti all'interno di questo rapporto sono davvero tanti. Ecco, dicevamo, il tema del giorno per noi è quello dei giovani, ma andiamo in linea generale su quelle che sono le informazioni che emergono, i dati salienti dell'ultimo rapporto BES. Innanzitutto, cos'è questo rapporto BES? Il rapporto Istat sul benessere equo e sostenibile è un rapporto che ormai l'Istat pubblica da 10 anni e che vuole fare proprio il focus sull'andamento del benessere nel nostro paese, articolandolo in 12 dimensioni e, pensate, ben 152 indicatori che vengono utilizzati, possiamo dire, per scattare una fotografia del benessere in Italia. L'ultimo rapporto che l'Istat ha pubblicato adesso ad aprile consente di fare un quadro sul 2022, ma cosa molto importante è anche di vedere che cosa è successo rispetto al periodo prepandemico. E darei subito un dato per entrare nel vivo del rapporto, perché nel 22 abbiamo registrato importanti segnali di ripresa, con oltre la metà degli indicatori di benessere che registra un miglioramento rispetto al 2019. Teniamo presente però che questa istantanea, questa fotografia, non è tutta a colori, perché comunque abbiamo ancora un terzo degli indicatori che si trova su un livello peggiore rispetto al 2019, e poi abbiamo un 14% circa di indicatori che si mantiene sui livelli prepandemici. Ecco, quindi sembra già, ecco, un aspetto acclarato questo, la situazione pandemica ha influito notevolmente su tanti indicatori che magari in passato avevano tendenze diverse, ma a questo proposito, ecco, rispetto ai giovani, che impatto ha avuto questo? Allora, diciamo che durante la pandemia i giovani hanno pagato, possiamo dire, un prezzo altissimo, e questo a causa delle restrizioni che sono state imposte per poter preservare i contagi. Il culmine delle criticità si è registrato nel 2021, quando abbiamo registrato un peggioramento del benessere psicologico dei ragazzi, ma anche un aumento del senso di solitudine, e poi un peggioramento della soddisfazione per la vita, la soddisfazione per il tempo libero e per le relazioni amicali, e anche, ovviamente, per motivi oggettivi, una forte diminuzione della partecipazione culturale fuori casa, della partecipazione sociale ed anche un peggioramento delle competenze alfabetiche e numeriche. Però la cosa importante che dobbiamo dire è che nel 22 abbiamo registrato importanti segnali di recupero su vari di questi aspetti che vi ho citato. Pensiamo per esempio alla soddisfazione per la vita. Nel 2021 i ragazzi e gli adolescenti di 14-19 anni erano stati gli unici a registrare un peggioramento della soddisfazione della vita, pensate, di quasi 5 punti percentuali. Nel 22 il segnale è molto positivo, perché la soddisfazione per la vita in questa fascia d'età non solo mostra una ripresa, ma arriva addirittura a superare i livelli del 2019. Ecco, sono dati questi influenzati nello specifico da quella che è stata la situazione Covid, ma in generale cosa influisce sull'andamento dei dati? Allora, diciamo che ci sono molteplici aspetti che influiscono sull'andamento di questi dati. È ovvio che la pandemia è stato un momento molto particolare, in cui una serie di situazioni oggettive, indipendenti dalla nostra volontà, hanno avuto un impatto molto forte. Adesso la cosa importante è riuscire a risalire rispetto a quella situazione che si era, diciamo, determinata. Ovviamente il BES prende in considerazione molteplici dimensioni,
situazioni e abbiamo detto 152 indicatori, quindi non è facile individuare un'unica causa che agisce, un unico fattore che agisce sul benessere. È ovvio che a seconda della dimensione che noi consideriamo, facciamo un esempio, il lavoro, il benessere economico, la soddisfazione per la vita o il tema che oggi è molto all'avanguardia dell'ambiente e del paesaggio, ovviamente su ognuno di questi aspetti ci sono fattori che possono influire in modo positivo o negativo. Abbiamo fino a questo momento, ecco, focalizzato la nostra attenzione sul mondo dei giovani, torneremo a parlarne in maniera più specifica tra poco, ma rispetto a quello che è proprio il rapporto che è stato presentato, quali sono gli altri indicatori in miglioramento, se ce ne sono, rispetto ad altre realtà? Ok, allora diciamo che facciamo un discorso più generale su tutta la popolazione, no? Diciamo cambiamo lo zoom, finora noi ci siamo un po' concentrati sui giovani, adesso riallarghiamo il discorso. Nel 22 abbiamo detto ci sono stati importanti segnali di ripresa, in generale i segnali più importanti, segnali positivi, li abbiamo registrati nel dominio sicurezza, qualità dei servizi, ma anche lavoro e conciliazione dei tempi di vita. In questi domini, infatti, oltre il 72% degli indicatori è migliorato rispetto al 2019. Ma facciamo un esempio per capire proprio la portata di questi miglioramenti. L'esempio che vi propongo è il tasso d'occupazione che era fortemente diminuito durante gli anni della pandemia e che invece poi ha registrato un recupero importante nel 2022, superando addirittura i livelli del 2019. Quando parliamo di benessere, però, non è sufficiente rimanere all'interno dei confini del nostro paese, quindi all'interno dell'Italia. Dobbiamo necessariamente confrontarci anche con il resto d'Europa per capire a che punto siamo. Se lo facciamo col tasso d'occupazione, ci rendiamo conto che il tasso d'occupazione italiano è ancora 10 punti percentuali più basso rispetto alla media dei paesi europei e la differenza è ancora più eclatante se consideriamo il tasso d'occupazione femminile che è 15 punti più basso rispetto alla media UE27. Ecco, quindi sì, è importante parlare di segnali positivi perché segnali positivi ci sono stati, quindi segnali di miglioramento, però teniamo conto che poi rispetto a molti temi l'Italia purtroppo si trova ultima in graduatoria rispetto agli altri paesi europei. Ecco, quindi in generale, ecco, il dato saliente è questo, rispetto soprattutto a quella che è la realtà in Unione Europea. Ma tornando al mondo dei giovani, credo ci sia un aspetto che ci riguarda molto da vicino come realtà. L'attività nell'ambito del sociale e soprattutto alle realtà anche parrocchiali, quelle legate alla Chiesa, ecco, cosa emerge dal rapporto? Ecco, questa è una cosa che mi fa molto piacere condividere con voi perché quest'anno abbiamo apportato una modifica ad uno dei 152 indicatori del progetto BES, un indicatore che da sempre misura la partecipazione sociale e quindi le attività che gli individui possono svolgere all'interno di associazioni sindacali, politiche, di categoria o anche semplicemente ad associazioni di tipo culturale. Questo indicatore non coglieva un aspetto che invece quest'anno abbiamo inserito, che è tutta quell'area molto importante e io dico per tutta la popolazione, ma in particolare anche soprattutto per i giovani, tutta quell'attività che gli individui possono svolgere partecipando ad incontri o iniziative che vengono promossi dalle parrocchie, dalle congregazioni o anche appunto da gruppi spirituali o religiosi, attività inerenti al tema della cultura, dello sport, della creatività, della ricreatività in senso più lato. Ecco, per la prima volta in questo indicatore abbiamo inserito anche queste attività e secondo me abbiamo fatto un miglioramento significativo nella capacità dell'indicatore di cogliere i modi molteplici in cui la partecipazione sociale può esplicarsi. Facciamo un esempio per vedere un po' qualche dato rispetto a questo nuovo indicatore. Mi focalizzerei sempre sui giovanissimi, gli adolescenti di 14-19 anni. Prima della pandemia,
4 su 10 dichiaravano di svolgere attività di partecipazione sociale, tra cui appunto anche tutta l'attività inerente il mondo delle parrocchie, dei gruppi religiosi o spirituali. Questo dato crolla al 28% nel 2021, ovviamente anche per ovvi motivi contingenti legati alle limitazioni imposte, risale nel 2022, quindi è un segnale molto positivo, ma ancora non è tornato sui livelli del 2019. Quindi anche in questo caso si tratta di un indicatore che ha registrato importanti segnali di miglioramento, ma non ha recuperato del tutto la situazione pre-pandemica. Ecco, dati che comunque ci fa piacere poter sottolineare, perché l'Istat, in questo caso, come ci diceva Miria Savioli, quest'anno ha voluto tener conto di una realtà che non è più sotto traccia, una realtà esistente nella quale bisogna, ecco, immergersi per capirne tutte le motivazioni, tutti quegli orientamenti che portano i giovani, ecco, ad impegnarsi anche nell'ambito della Chiesa. Intanto però io ringrazio Miria Savioli, ricercatrice Istat, per averci dato così in maniera sintetica e chiara, ecco, un'idea di quella che è la realtà in Italia attraverso questi dati così importanti. Rapidissimamente, a suo avviso, ecco, quali possono essere, diciamo, i motivi, gli spunti tratti da questo rapporto? Voglio dire, possiamo immaginare per il futuro una freccia in alto o una freccia in basso? Allora, io mi pongo in un'ottica positiva, quindi diciamo vorrei immaginare una freccia in alto, no? Non solo per i giovani, ma anche per tutta la popolazione. È ovvio che il rapporto BES fornisce tantissimi dati, che questi dati sono ora disponibili per tutti, ma lo sono già da 10 anni, insomma. Il compito dell'Istat è quello di offrire dati di altissima, di elevata qualità statistica che poi devono arrivare sul tavolo dei decisori politici, che ovviamente dovrebbero fare di tutto per poter migliorare la situazione in base appunto a quello A che i questi dati dati, certo. narrano. Il compito ora passa a loro. Grazie, grazie di cuore. Grazie a Buon voi, lavoro allora a grazie. tutti voi dell'Istat. Arrivederci, grazie. Ci fermiamo ancora all'ultima pausa in scaletta e nuove pagine dedicate soprattutto all'ambito spirituale, con approfondimenti anche legati a Padre Pio.